Signor Sindaco, il valore della memoria, oggi è un giorno particolare per Savona. Sì, oggi è un giorno particolare perché si celebrano i 60 anni dai fatti dell'Italsider, dell'Ilva allora, scioperi che contribuirono a dare una spallata per far cadere il regime fascista. Devo dire che furono scioperi promossi per l'affermazione della libertà e per la fine del regime, e che furono pagati duramente dai lavoratori savonesi. Infatti furono minacciati di rappresaglie che poi effettivamente avvennero perché gli scioperanti furono deportati nei campi di concentramento e molti di loro poi non tornarono. Presidente, il valore della memoria, in particolare qui a Savona. È un valore estremamente importante perché la resistenza qui a Savona fu profonda ed ampia, perché partiva da una grande tradizione dell'antifascismo in nome dei quali decine e decine di anni di confino e di galera sono stati pagati dall'antifascismo savonese. E queste forze sono quelle che sono riuscite a collegarsi ai nuovi giovani e portare avanti gli ideali dell'antifascismo, che erano quelli della conquista della libertà. Alle celebrazioni questa mattina erano presenti molti giovani, studenti delle medie superiori savonesi, e non erano soltanto presenti, ma hanno presentato i loro lavori di ricerca. Devo dire che è importante la scuola, è importante il ruolo degli insegnanti perché questa memoria non vada dimenticata.